Siamo nel tempo d'avvento, ma siamo soliti dare il nostro saluto in questo modo al biblista Padre Ernesto della Corte. Buona Pasqua della settimana, Padre Ernesto, è giusto anche oggi? Sempre Pasqua, anche oggi è sempre Pasqua, perché la Pasqua davvero è il cuore dell'anno liturgico e quindi anche il Natale dipende dalla Pasqua. Noi abbiamo imparato il Natale a partire dalla Pasqua. È Ecco vero. perché i Vangeli ci conservano la parte più recente dei Vangeli di Luca e di Matteo, è proprio il Vangelo dell'infanzia. Siamo partiti dalla Pasqua e poi si va al ritroso, quindi è sempre Pasqua della settimana. E insieme a te, domenica dopo domenica, siamo arrivati alla quarta di Avvento e l'annuncio della nascita di Gesù. Questo è il tema. Sì, perché dal 17 c'è la novena di Natale e quindi abbiamo iniziato la lettura di questi bellissimi testi. Anzi, io esorterei i nostri amici e le nostre amiche ad approfondire questa meravigliosa novena. La novena è proprio nella liturgia. Ogni giorno la Chiesa ha scelto dei testi meravigliosi, per 9 giorni, apposta per prepararci a quella grande notte della Vigilia in cui ricordiamo la prima venuta del Signore, mentre l'Avvento è innanzitutto preparazione a quello che è il giudizio finale, quindi alla seconda venuta. In questa quarta domenica, oggi che è 21, noi troviamo dei testi veramente splendidi. Innanzitutto la profezia del secondo libro di Samuele, un testo davvero molto importante perché è la profezia del Messia. È la famosa vicenda di Davide. Ormai sereno, tranquillo, il re di Tiro gli ha costruito una dimora meravigliosa e nel momento in cui si è stabilito nella sua casa e gli ha dato riposo il Signore da tutti i suoi nemici, il grande Davide, parlando al profeta Nathan, che è il profeta di corte, esprime il suo desiderio di voler costruire una casa di cedro, quindi qualcosa di meraviglioso. Perché? Perché l'arca di Dio, che conteneva le tavole della legge, la verga di Mosè e la manna, era sotto una tenda, quindi una tenda portatile, una tenda abbastanza transitoria, non era una costruzione. E Nathan, senza pensarci 2 volte, senza nemmeno fare discernimento, credendo che fosse una cosa buona, dà il suo benestare. Dice: fa quello che il tuo cuore ha deciso perché il Signore è con te. E qui la prima lezione che impariamo è che non sempre il bene che vediamo è un bene, perché il bene va fatto anche bene. Infatti il Signore, che cosa succede? Che quella notte stessa parla a Nathan nel sonno e gli rivela quella che è la sua intenzione. Quindi già in questo primo episodio, in questa prima espressione, noi siamo messi davanti a una grande realtà. Bisogna sempre discernere ciò che è il bene che viene da Dio. Non sempre il bene che vediamo noi uomini corrisponde a qualcosa di positivo. Quindi il profeta ha condiviso, il profeta Nathan, questo sentimento di Davide, lo ha provato pensando che venisse da Dio. Ma invece quella stessa notte, dice l'autore sacro, fu rivolta a Nathan questa parola del Signore. C'è una visione notturna. Signore chiede l'ascolto, ascoltate le mie parole, così come parla ai profeti. Il Signore si rivela in visione e offre la sua parola, bocca a bocca. Davvero il Signore vuol far capire qual è la sua volontà. E qual è la sua volontà? Ordina a Nathan di andare dal servo Davide, il Signore lo chiama così, va dal mio servo Davide. Così dice il Signore, Ko amar Adonai. La tipica espressione usata nella Bibbia. Forse tu costruirai a me una casa perché io vi abiti? Innanzitutto questa notazione di servo è interessante, è un titolo di gloria. Davide è il servo fedele del Signore. Davide è l'uomo che davvero ha messo Dio al centro della sua vita, anche se ha compiuto peccati, ha fatto azioni miserevoli e veramente brutte, però Davide è stato fedele al Signore, si è sforzato di servirlo. E quindi il Signore lo vuole assicurare, non perché non è gradito quello che vuole fare Davide, ma perché gli viene proibito. Sappiamo altrove dal libro delle cronache, dal capitolo 22 al capitolo 28, qual è anche la motivazione. Davide è un uomo che ha combattuto tanto,
ucciso tanti nemici. Per cui il Signore chiederà che quel tempio, quella casa, in ebraico c'è il termine Bait, che significa tante cose: casa, palazzo, tempio, quindi casa religiosa, ma significa anche generazione, posterità. Quindi si gioca su questo termine in ebraico. Lo potrà costruire solo il grande Salomone, che è il figlio di Davide, il re che verrà subito dopo. Perché cosa dice il Signore? Ma io non ho abitato in una casa da quando sono uscito dall'Egitto. È un Dio che è sceso in mezzo al popolo e che è stato sempre in mezzo a questo popolo, vagando sotto una tenda di padiglioni in padiglione. Gli ebrei hanno portato con loro le tavole della legge, la manna, la verga di Mosè, e questa tenda era sempre stata molto precaria. Quella tenda indicava la presenza, la Shekinah, la presenza del Signore. Fino a quando ho camminato, ora qui, ora là, io non ho mai avuto una casa definitiva, né vi ho comandato di edificare una casa di cedro, quindi il Signore non la desidera. Se Davide può costruire una casa al Signore, lo potrà decidere solo il Signore e non lui. Qui il povero Davide non riesce a capire, ma c'è una profezia profonda, perché il Signore vuole giocare su questo termine. È vero che Salomone costruirà il tempio, ma la casa del Signore sarà poi il Messia. E allora aggiunge il Signore: riferisci a questo mio servo Davide. Così dice il Signore: sono io che ti ho preso dal pascolo mentre tu seguivi il gregge. E qui ricorda il grande Davide e la sua vocazione. Quando il profeta fu mandato a ungere il re, passò in rassegna tutti i fratelli più grandi. Davide era l'ultimo, il più piccolo il settimo, ed era al pascolo. Quando il padre lo fece tornare, il profeta capì che era lui il prescelto. Quindi io ti ho fatto un mio servo. È il Signore che lo ha fatto servo, è il Signore che lo ha unito a sé. E quindi è il Signore che decide. Sono stato con te, dice Dio. Dovunque tu sei andato, ho distrutto i tuoi nemici davanti a te e renderò grande il tuo nome come quello dei grandi che sono sulla terra. Se notiamo bene, in questi versetti ci sono dei verbi al passato, i primi tre, e quindi indicano la vocazione. Ti ho preso mentre seguivi perché tu fossi il capo di Israele. Poi ci sono dei verbi al futuro. Sono stato con te, ho distrutto, e poi dei verbi al futuro. Renderò grande il tuo nome, fisserò un luogo per il mio popolo, ve lo pianterò. Tre azioni che riguardano il passato, un Dio che è sempre stato col suo servo, tre verbi al futuro per indicare un Dio che continua a stare vicino a Davide. Gli renderà grande il nome. Questo nome vuol dire la sua persona, quindi tu sarai ancora una volta il mio rappresentante in terra. Fisserò per te un luogo, per Israele, per te, il mio popolo, e lo pianterò perché vi abiti e perché non tremi più, perché i malfattori non lo opprimano più come è stato per il passato. La storia d'amore tra Dio e il suo popolo è iniziata proprio in Egitto, quando il Signore ha sentito il grido di lamento. Davide è un re grande proprio per amore di Israele, è un Davide che ha servito il Signore, ma è il Signore che ha fatto tutto. Come dal giorno in cui io avevo stabilito dei giudici, quelli erano dei liberatori temporanei. Invece io ho scelto te e ti ho dato riposo da tutti i tuoi nemici. Quindi stai vivendo un momento meraviglioso, non hai più problemi intorno, regni pacificamente. E allora il grande capovolgimento, ecco, questa profezia è un capovolgimento. Natan riferisce: il Signore annuncia a te che farà a te una casa. Ecco l'annuncio fatto dal profeta Natan al grande Davide, l'annuncio di Gabriele a Maria. Ma non si tratta di una casa soltanto, non è soltanto un tempio, c'è qualcosa di più. La promessa: io ti farò una casa. Qual è questa casa? È la casa messianica, è la promessa del Messia, l'unto, colui che è il figlio di Dio, e quindi è il Cristo. Noi leggiamo questa promessa alla luce di quello che è poi il Natale, no? E quando i tuoi giorni, dice il Signore, saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io ti darò un discendente, uno che è uscito
dalle tue viscere. Quindi il Messia è della casa di Davide, è un discendente di Davide che renderà stabile il suo regno. Cosa dovrà fare il Messia? Edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Ma Davide non penserà mai a quello che poi abbiamo visto noi. Non è una casa fatta di pietre, come dirà la lettera degli ebrei, non è un tempio fatto dalle mani dell'uomo, ma è un tempio che è il corpo del Messia, il corpo del figlio di Dio che diventa il luogo della presenza. Ed è un rapporto così stretto tra Dio Padre e questo discendente che è figlio, che a un certo punto dice: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio, un'espressione che indica l'alleanza. Anzi, addirittura è tanto l'affetto che se farai male lo castigherò con verga d'uomo, così come fanno i padri con i figli. La verga con la quale, dice il libro dei Proverbi, al capitolo 13, il padre punisce il figlio. Quindi, per voler dire, questa comunione intima. E io non ritirerò mai da lui il mio favore, come invece l'ho fatto col re Saul, che fu rimosso dal trono proprio dinanzi a Davide, perché c'è una misericordia che è stabile. Qui nel testo ebraico troviamo il termine chesed, che ha una sfumatura grandissima di tenerezza innanzitutto e di fedeltà. Ecco, la misericordia di Dio sono viscere di misericordia, viscere di tenerezza, ma c'è anche la valenza della fedeltà. Dio è fedele all'alleanza, al patto che ha fatto col suo popolo, al di là della risposta dell'uomo. Quindi la fede diventa un atto certo non per il merito dell'uomo, ma per questa fedeltà misericordiosa di un Dio che si è legato, un'espressione bellissima del libro del Deuteronomio, capitolo 7, versetto 7: io mi sono legato a voi e vi ho scelti, perché il patto l'ha voluto il Signore. Quindi è un Dio che ci chiede davvero di rispettare, di non infrangere, di non rompere questo patto. Anzi, nel Salmo 89 il Signore dice: io non romperò la mia fedeltà. È un Dio che quando sceglie è fedele. E la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Ecco. Qui si gioca in tutta la profezia di secondo Samuele 7, dunque sul termine Bait, la casa, sul regno, il trono. E dice anche addirittura dinanzi al tuo volto, perché Davide vede profeticamente il successore che è Cristo, no? E esattamente non lo poteva immaginare, che il Signore stava costruendo in verità una casa che è proprio una casa di carne, perché colui che viene annunciato da Gabriele è proprio il figlio di Dio. E allora il famoso annuncio, in questa quarta domenica, la famosa pagina di Luca, quando l'angelo Gabriele viene mandato in una città della Galilea. Allora, se leggiamo alla luce della profezia di secondo Samuele, la pagina di Luca ci fa capire qual è questa casa. Signore costruisce una casa per noi, una successione per noi, ci dà un Messia che è proprio il figlio, colui che nasce, vuole stare in mezzo a noi, prende la carne da una vergine di Nazareth, promessa sposa a un uomo della casa di Davide. Questa vergine si chiama Maria. È la pagina, è fondamentale, da cui poi c'è tutto il mistero del figlio di Dio in mezzo a noi. Se l'avvento è stato in questi giorni una preparazione al giudizio, ci ha fatto ricordare questa presenza iniziata di colui che è presente, di colui che viene. I testi li abbiamo citati: Erceta viene, coercomenos è il veniente. Colui che viene è già venuto, ecco il Natale, quando l'angelo Gabriele fu mandato da Dio ad annunciare questo mistero. Questo è il mistero della casa. Non siamo noi a poter dare una dimora a Dio. Il luogo della presenza di Dio è proprio il figlio. Ecco la meravigliosa pagina allora di Luca. E dove viene questo figlio? Nasce in un
siamo addirittura nella Galilea. Lui sarà davvero lontano dal centro del potere che è in Giudea, a Gerusalemme. E nascerà, l'annuncio viene dato a Maria che vive in una piccola grotta. Sono cresciuti insieme a questo giovane che si chiama Giuseppe, chiamato l'uomo giusto nel Vangelo secondo Matteo. E l'annuncio viene dato a una vergine. E qui in termine è importante perché Isaia al capitolo 7 parla di una Betullà, di una giovane donna, ma quando i nostri apostoli leggono la Bibbia in greco troveranno Parthenos, quindi una donna vergine. È quello che è l'annuncio che è stato fatto nella novena ieri, che era sabato, l'annuncio di Isaia 7, 10, 14. Una vergine, ecco, una vergine concepirà un figlio. Noi abbiamo sempre accentuato di questo testo la bellezza di quella Vergine, l'Immacolata, che dà al mondo l'Immacolato. Ma nell'annuncio di Isaia bisogna mettere l'importanza non sulla Vergine che partorisce, è importante anche lei, ma per il figlio. Ci viene dato un figlio. Quel figlio è esattamente la casa che Dio vuole costruire con noi. È il luogo, cioè della presenza, il tempio, casa, tempio, che è la presenza sua in mezzo agli uomini. E Luca riprende la profezia di Seconda Samuele: il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre. Quindi Davide viene presentato come il padre, perché è lui il capostipite del regno di Giuda. Ma questo re che nasce, e nasce bambino, povero, regna per sempre. Anzi, dice l'angelo, il suo regno non avrà fine. Quindi davvero è un regno universale che non avrà fine. E davanti a questa meravigliosa rivelazione, Maria risponde come dovremmo rispondere tutti quanti noi credenti: come avverrà questo? Cioè chiedere al Signore sempre davvero nel discernimento come, mai il perché. Il perché lo conosce Dio, il perché nella mente di Dio e nel suo pensiero. Maria porta avanti il suo limite, lei non conosce uomo, è ancora nella prima fase del matrimonio, che dura almeno un anno. Si chiamano i Kiddushim, quando i due giovani sono sposati giuridicamente, hanno firmato il contratto, ma non convivono. Ecco perché dice lei: io non conosco uomo, cioè sono vergine, non mi sono ancora unita a mio marito, come farò? E l'angelo le dà le spiegazioni. Lo spirito scende su Maria come la gloria scendeva sulla tenda nella quale Mosè si recava per incontrare Dio. Maria è il luogo della presenza di Dio. Lo spirito l'adombra. È meravigliosa questa espressione. La potenza dell'Altissimo la copre con la sua ombra, per dire che davvero tutta la potenza di Dio è su Maria. Maria è la nuova tenda su cui viene lo Spirito Santo. Lo Spirito la riempie della sua gloria. E mentre Mosè non poteva entrare perché la nube adombrava la tenda, così nessuno può penetrare con la mente questa operazione meravigliosa che ha fatto lo Spirito Santo in Maria. L'ha adombrata con la sua potenza e ha permesso al Figlio di Dio di diventare carne in questo grembo purissimo della Vergine Maria. Egli sarà santo, sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. E poi, senza averlo chiesto, a Maria l'angelo offre un segno. Elisabetta, che è parente di Maria, nella vecchiaia non poteva avere figli, e ora aspetta un figlio ed è al sesto mese. Ecco la differenza tra il Battista e Gesù: 6 mesi. E aggiunge: vedi, anche lei che era sterile, ora aspetta un figlio. Nessuna parola, il testo greco è molto forte, panrema. Rema, un'espressione greca che indica la parola attualizzata. Ecco, nessuna parola è impossibile a Dio. È un Dio che quando promette mantiene, è un Dio che quando parla realizza. E Maria, davanti a questa meravigliosa rivelazione di questa nuova casa, questa è la casa definitiva di Dio. Lì il Signore davvero è presente in tutta la sua pienezza, non in una casa fatta da mani d'uomo, non in un tempio costruito da noi, ma in quel tempio che
il corpo di Cristo, il corpo del Figlio di Dio. In Maria davanti al mistero dice la frase più bella che possa aver pronunciato. Lei si definisce edule, tu chiuriu, ecco la schiava del Signore. Ma attenzione perché non è solo un segno di umiltà quello da parte di Maria. Schiavo era la persona più intima del padrone, in questo caso del Signore. Quindi Maria si sente intima del Signore. Maria si sente in piena comunione con il Signore. E poi uso un'espressione in greco, genoito, che è un optativo, cioè un verbo desiderativo. Dovremmo tradurlo così, sarebbe più bello. Io desidero che avvenga per me secondo la tua parola. Ecco chi è la schiava, come Gesù che è lo schiavo, l'intimo di Dio, di chi si fida, di chi vive davvero questo rapporto. Ecco, Maria è disposta ad accogliere questa chiamata del Signore, a diventare la madre del Figlio di Dio. Nel suo utero lo Spirito concepisce e lei aderisce con la fede a questa parola di Dio e questa pagina si trasforma in gratitudine, perché Dio entra nel mondo nel modo forse più naturale, non l'avremmo mai pensato. È un Dio che si fa bambino, che nasce. Ecco la bellezza del Natale. Al di là di quell'atmosfera dolciastra che i nostri tempi ci presentano, la pubblicità, il Natale è una grande verità. È un Dio che non considera un tesoro geloso la sua divinità, ma nel Figlio ce la offre. È un Dio che è disposto a entrare continuamente in colloquio con noi. È un Dio che viene a fare il patto con noi. È un Dio che dà la sua presenza nel Figlio. Ecco perché dirà il nostro grande Paolo: chi vive in lui già adesso può sperimentare quella vita definitiva. E da queste pagine viene fuori chiaro anche il nulla che è impossibile a Dio. Nulla, nessuna parola è possibile a Dio. Signore, quando promette, mantiene. C'è un solo ostacolo quando la persona, le persone, quando noi non ci apriamo. Ecco, il Signore ci chiede, come dire, accoglienza. Fa tutto Lui. Noi non abbiamo nessun merito. Il Signore ci chiede grande accoglienza. Quindi è interessante questa è la vera, come dire, la vera caratteristica di Maria. Noi accentuiamo sempre la sua verginità come se fosse un fatto solo fisico. Maria è una donna vergine nel senso che davvero il mistero resta, c'è il dogma sulla verginità di Maria, ma vorrei accentuare questo aspetto più spirituale. Maria è la donna che si è fatta davvero accoglienza. Maria è la vera immagine del cristiano, della Chiesa. Maria è la donna che si fida, è la schiava del Signore, si fida totalmente nella fede. E come quel vecchio detto di Isaia al capitolo 7, versetto 9. Quando il Signore manda a dire al re che non crede, se non accetti la sicurezza che ti viene dalla mia parola, tu non avrai sicurezza. Maria, al contrario, accetta la sicurezza che le viene dalla parola. Ecco perché lei in Dio trova sicurezza e potrà prorompere in quel canto stupendo: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, che è il mio Salvatore. Siamo ancora una volta rimandati al discorso della fede. Benissimo, Padre Ernesto, anche quest'oggi ci hai riempito di senso, di significato questa giornata, molto da vivere davvero come tu stesso dici e come il Vangelo ovviamente ci suggerisce, come Maria. Ti ringraziamo anche per oggi, ricordiamo che ci sarai anche il giorno di Natale, il 25, giovedì 25 dicembre, sempre alle 9 con le tue parole, insomma, saremo insieme anche il giorno di Natale. Bene, e salutiamo allora tutti i nostri amici e le nostre amiche con buona Pasqua della settimana e buona preparazione di un buon Natale, che sia, come dice il Papa Francesco, un Natale davvero essenziale, un Natale di carità. Grazie, buona Pasqua della settimana anche a te. Grazie, Ciao. Padre Ernesto.